Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con una giornata importante, quella della memoria e dell'impegno nella lotta contro le mafie. Proprio su questo si è espresso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla necessità e possibilità di estirpare le mafie. Ha detto l'azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega la dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell'opportunismo. La memoria è radice di una comunità. Fare memoria, prosegue il Capo dello Stato, è condizione affinché la libertà che è stata conquistata continui ad essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile. Ecco perché ricordare le donne e gli uomini che le mafie hanno barbaramente strappato alla vita e all'affetto dei loro cari, leggerne i nomi, tutti i nomi, non costituisce un dovere civico, anzi è un contributo significativo alla società libera dal giogo oppressivo delle mafie, affermazione di principi di umanità che non sono compatibili con i ricatti criminali. Si tratta di avere fiducia nella legalità che può garantire il rispetto dei diritti, nonché l'uguaglianza tra le persone e lo sviluppo solidale. Non dimenticheremo mai, ha aggiunto il Presidente Mattarella, le vittime innocenti, i servitori dello Stato, le persone libere che non hanno voluto rinunciare ai propri valori, pur sapendo di mettere in serio rischio la propria esistenza. Anche quest'anno la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie sarà condizionata sicuramente dalle limitazioni per la diffusione della pandemia. È comunque prezioso che Libera abbia deciso comunque di promuovere iniziative che tengano viva questa ricorrenza e portino all'attenzione di tutti l'attualità del messaggio. Ora i cambi di colore delle regioni perché da domani, 22 marzo, in base a quelli che sono i provvedimenti firmati dal Ministro della Salute Speranza, è stato decretato il passaggio di Molise e Sardegna in zona arancione. Tutte le altre regioni invece conservano quella che è la colorazione del 15 di marzo, dunque Lombardia, Piemonte, la provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Campania restano in rosso, mentre invece Abruzzo, Basilicata, la provincia autonoma di Bolzano, la Toscana e l'Umbria sono arancione, mentre invece la Calabria, la Liguria, la Sicilia e la Val d'Aosta sarebbero gialle, ma visto il decreto del 12 di marzo devono rispettare le misure delle zone arancioni. Per quanto riguarda invece il periodo di Pasqua, tutta l'Italia è in zona rossa dal 3 al 5 di aprile, tranne invece le zone bianche che, appunto, come si diceva al momento, non ce ne sono. Chiusi al pubblico ristoranti e negozi e limitati gli spostamenti, sarà consentito andare a trovare amici e parenti con un massimo di 2 persone, però soltanto all'interno del territorio comunale. Inoltre, almeno fino al prossimo 6 aprile, scatterà automaticamente la zona rossa con l'incidenza di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, dunque in questo caso appunto il cambio di fascia. E inoltre potrebbe essere previsto dai presidenti di regione o comunque delle province autonome di istituire ulteriori zone rosse o lockdown locali qualora dovesse essere ritenuto necessario per l'epidemia di Covid. Sul discorso delle vaccinazioni e i nuovi provvedimenti si è espresso brevemente anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha detto il grande lavoro compiuto in questi giorni ci permette di riprendere in maniera importante con la campagna vaccinale. Inoltre con il decreto sostegno introduciamo oltre 150.000 tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19.000 farmacie dove ci si potrà vaccinare, fino a 270.000 infermieri da coinvolgere nella campagna che, non appena avremo la possibilità di avere più dosi, potrà accelerare in modo importante per farci uscire da questa emergenza. Infine, il discorso sul sistema dei colori, ha detto il capo di gabinetto, credo sia la scelta più efficace, dunque rendere le misure proporzionali a quella che è la differente situazione epidemiologica sui vari territori, posso dire che sarà confermata. Nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio nazionale con i dati della Protezione Civile. Nel bollettino di ieri, sabato 20 marzo, sono 23.832 i nuovi positivi, con 14.598 guariti e 401
1 vittime. I test elaborati sono stati 354.480 per un tasso di incidenza in lieve discesa, meno 0,3 che si attesta al 6,7%. Aumentano però sia le terapie intensive con il saldo complessivo di più 23 posti letto occupati al pari dei ricoveri ordinari con più 203. Sul punto sentiamo il consueto report settimanale della cabina di regia con le parole di Gianni Rezza. Questa settimana l'RT resta come la scorsa settimana fisso sull'1,16, quindi al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda invece l'incidenza, vediamo una tendenza all'aumento e ormai supera i 250 casi per 100.000 abitanti, quindi un'incidenza particolarmente elevata. Aumenta purtroppo anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, che è intorno al 36%, quindi ben al di sopra della soglia del 30%, e raggiunge la soglia del 40% l'occupazione dei posti di area medica. Stante la situazione epidemiologica è bene continuare a rispettare le regole, mantenere il distanziamento sociale e soprattutto è importante un'accelerazione della campagna vaccinale. Ci spostiamo ora in Campania con i dati dell'unità di crisi regionale che certificano 2.196 nuovi positivi con 648 persone sintomatiche. I tamponi molecolari sono stati 20.921, gli antigenici 1.169, i guariti sono stati 1.611, le vittime 28, di cui 16 nelle ultime 48 ore, 12 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Il numero dei deceduti da inizio periodo pandemico è di 4.871 persone. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, sono 161 i posti letto in terapia intensiva occupati in regione a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece sono 3.160 tra posti letto di offerta pubblica e privata messi a disposizione dalla regione Campania, ne sono occupati 1.575. Proprio in regione sono riprese nella giornata di venerdì, dopo i pronunciamenti, i chiarimenti di EMA e le disposizioni dell'AIFA, le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca. A fare il punto della situazione è stato proprio il governatore Vincenzo De Luca, che ha parlato anche del progetto della riapertura delle scuole. Lo ascoltiamo. Mondo della scuola, hanno avuto la prima dose praticamente quasi tutti gli occupati del personale scolastico. Se non avessimo avuto, diciamo, questa interruzione legata alle verifiche su AstraZeneca, avremmo completato la seconda dose anche per il 50% del personale scolastico. Questo è un obiettivo strategico nella Campania. Vi devo dire che abbiamo fatto una verifica anche sulla possibilità di vaccinare i ragazzi sopra i 16 anni, perché questo avrebbe consentito di aprire anche le scuole. L'unico vaccino che si può somministrare sopra i 16 anni è Pfizer, che però per le dosi limitate che abbiamo deve essere utilizzato per personale sanitario e pazienti fragili, pazienti cioè a cui dobbiamo salvare la vita. Quando dovesse essere disponibile un vaccino anche per i ragazzi, noi daremo priorità alla vaccinazione su tutto il mondo della scuola, docenti, non docenti e alunni, perché capiamo benissimo che le scuole chiuse sono un problema. A volte diventa obbligatorio prendere un tipo di decisione, ma siamo pienamente consapevoli che è un problema per le famiglie, per le ragazze e per i ragazzi. Faremo di tutto per aprire quanto prima possibile. Faremo di tutto, ma in condizioni di sicurezza. Abbiamo oggi anche in Campania qualche ragazzo che è in terapia intensiva, parlo di ragazzi 16-18 anni. Vi prego di capire che parliamo di situazioni delicate. Faremo di tutto per aprire quanto prima possibile. Ma abbiamo il dovere di garantire la vita per chi insegna, per chi lavora, per i ragazzi che anche quando magari non hanno sintomi poi portano in famiglia il contagio.
Per tentare di invogliare le persone a proseguire nella campagna di vaccinazione, il governo sta pensando all'ausilio di alcuni testimonial, tra cui campioni dello sport come Valentina Vezzali e Francesco Totti. Sul punto sentiamo le parole del presidente De Luca. Ho visto che il governo nazionale sta pensando di impegnare alcuni testimonial per dare fiducia ai cittadini. Valentina Vezzali, Francesco Totti. Ecco, dovrebbero vaccinarsi per dimostrare che ci si può vaccinare. Mi auguro che a Totti non capiti quello che è capitato a qualcuno di noi, di diventare poi oggetto di qualche piccola campagna di sciacallaggio e di aggressione mediatica perché si fa il vaccino per dare fiducia ai cittadini. A dicembre dello scorso anno c'era un clima più o meno analogo, la gente aveva paura, preoccupazione, in modo particolare in relazione a quello che era allora l'unico vaccino disponibile, Pfizer, che interveniva sulla catena genetica, campagne di disinformazione sui social, Novax pienamente scatenati, gente che sfidava i dirigenti politici a vaccinarsi loro per primi. A cominciare da me, ho fatto il vaccino Pfizer per dare fiducia ai cittadini. A Caserta l'aggiornamento della curva pandemica è di competenza dell'ASL di Terra di Lavoro e nel bollettino odierno, pubblicato in mattinata, si certificano 256 nuovi positivi con 314 guariti e 3 deceduti. I tamponi processati sono stati 2049 per un tasso di incidenza del 12,49%, in linea con quanto visto negli ultimi giorni. Si sottolinea però una discesa nel saldo complessivo con meno 61 persone positive in tutta la provincia. Caserta, città, continua a restare in cima per numero di contagi con 607 casi attivi, seguita poi da Maddaloni con 504 e Marcianise con 423. Chiudiamo con il calcio, tutto pronto per stasera, big match tra Roma e Napoli, il derby del sole con l'obiettivo chiaro della Champions League. Il tecnico capitolino Paolo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, ha detto: siamo prontissimi per questa partita, siamo riusciti a gestire bene le energie fisiche e mentali nella precedente partita di Europa League, adesso pensiamo al Napoli, una partita importantissima contro una squadra molto ben organizzata. Nei giallorossi mancherà Veretout alle prese con un fastidio muscolare, sarà sostituito da Diawara, in difesa Smalling invece riparte dalla panchina nel Napoli. Unico dubbio al momento di formazione in attacco c'è il ballottaggio tra Mertens e Osimhen, sicuro assente della partita il terzino destro Giovanni Di Lorenzo, poiché fermato dal giudice sportivo. Oggi in campo anche la casertana con i rossoblu che alla Pinto affrontano la Cavese. Il match, il derby, è stato presentato in conferenza stampa dal tecnico Federico Guidi. Lo sentiamo. Sappiamo che è una partita, secondo me, già qualche vostro collega l'ho detto, secondo me è la partita più difficile della stagione. E non è tanto per retorica, è una partita per tutto quello che ai noi ha vissuto la Cavese come società, lo staff, i calciatori, insomma è una tragedia che ha attaccato tutti quanti, quindi mi immagino quello, le emozioni, che, insomma, il dispiacere, il dolore che ci sarà all'interno di quello spogliatoio, e quindi già questo rende la partita complicatissima. Sappiamo che affronteremo un avversario che ha fame di punti, perché incominciano a scarseggiare le partite e quindi ogni partita è una finale, perché ognuno di noi deve raggiungere i propri obiettivi, e chi è invischiato nella salvezza sicuramente non si può permettere di buttare via nemmeno un minuto di una singola partita. E poi è un derby, quindi è un'altra partita che tutte quante per le nostre tifoserie vogliamo vincere, quindi insomma ci sono tantissime cose
che rendono difficilissima e complicata questa partita. Se poi si andrà ad aggiungere alla terza partita in una settimana, questo aumentano tutti i rischi di questa partita. Quindi per noi io la reputo veramente l'esame di maturità. Ce ne sono stati tanti in stagione, ma questa è veramente la partita, perché abbiamo la possibilità di dimostrare che dal punto di vista temperamentale, motivazionale, tecnico-tattico, la squadra può aver intrapreso la strada giusta, e questa è una partita che può far parlare in questi tempi. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.